Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae e come potete vedere dal costume tradizionale, anche quest'anno ritornano i racconti del terrore di Halloween. Per chi fosse arrivato nuovo, una volta all'anno la community del canale contribuisce con i racconti più terrificanti di quello che gli è successo al tavolo. Dovrei dire per motivi didattici, ma in realtà più che altro per farvi ridere delle disgrazie altrui. Come sempre, anche quest'anno sono arrivati un sacco di contributi e ho cercato di metterne il più possibile all'interno del video, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere quali sono i racconti più terrificanti per Halloween 2024. Allora, caro Master Kae, metto questa illuminazione per fare un po' di atmosfera halloweenesca, anche se in lontananza probabilmente sentite la mia bambina che strilla. Anzitutto buon Halloween, buona festa di tutti i santi. È un po' ormai che penso a una possibile storia dell'orrore da mandarti per questa tradizionale occasione del tuo canale. E forse quest'anno mi è successa una cosa che si presta a diventarlo. Premetto che io sono il principale antagonista, l'eroe negativo di questa storia. Gli altri protagonisti di questa storia potrebbero riconoscersi nel mio racconto, non lo prendano come un attacco, una critica. Io ve la pongo solo come una disavventura, una cosa che mi è successa, che ho vissuto in maniera negativa e forse qualcosa su cui riflettere. Era all'inizio di questa estate, un periodo assolutamente pazzo, folle, imprevedibile per chi come me lavora nel mondo dello spettacolo, aggravato dal fatto che sono padre e insomma ero stato costretto a mettere in pausa. Niente, non è il caso di tenere la luce spenta. Dicevo che ero stato costretto a mettere in pausa le mie attività riguardo al gioco di ruolo. Non riuscivo a pubblicare sul canale. Ho dovuto mettere in pausa una campagna di cui ero master, che ferma tuttora, segnalo. E l'unica campagna in cui facevo il giocatore era rimasta anche quella sostanzialmente ferma in quel periodo per motivi non dipendenti da me. Quando ecco che si va avanti, quello che in quel periodo vedo come l'uomo della provvidenza, ovvero un master con cui avevo già giocato in precedenza, mi ci ero trovato bene, questa persona mi propone di prendere parte a una campagna che sta avviando, una campagna online col sistema Pathfinder 2 nell'ambientazione Golarion. Io, strangolato dalla mia astinenza da gioco, anche curioso di provare questo nuovo sistema, questa nuova ambientazione, e fiducioso, speranzoso in questa esperienza, dato che mi fidavo di questa persona, metto però le mani avantissime e gli dico: guarda, la mia vita professionale non mi permette di darti sicurezza che ci sarò a tutte le sessioni, e soprattutto Pathfinder 2 è per me un sistema nuovo, lo devo studiare da zero, e così ugualmente l'ambientazione. E lui mi dice: tranquillo, tanto cominciamo fra un po', facciamo le cose con calma, avrai tutto il tempo di studiartela e poi ti aiutiamo noi, non ti preoccupare. Insomma, mi aggiunge a questo gruppo Messenger in cui ci sono anche gli altri aspiranti al gioco di questa campagna. Quella chat era molto molto attiva, si parlava sostanzialmente di build, stava cercando di fare un party relativamente ottimizzato. Mi presento e spiego anche loro: guardate, non so niente, ho bisogno di un po' di tempo, mi studio il regolamento e poi sono dei vostri. La risposta immediata da parte di quello che sembrava essere il più esperto del mucchio è stata: ti aiutiamo noi a fare il personaggio. Anche con quell'accento un po' gatekeeper, quella puntina di preoccupazione di chi vuole assicurarsi che tutto il party sia completamente e perfettamente ottimizzato e non può permettere che un neofita gli rovini l'esperienza. Ok, io ho detto: no, guardate, non vi preoccupate, ho bisogno di tempo per studiare il regolamento perché voglio arrivare al tavolo con il regolamento saputo, con l'ambientazione conosciuta, non ho bisogno di aiuto a fare il personaggio. Insomma, fissano la sessione 0 di lì a un paio di settimane e la prima sessione dopo quasi due mesi, a fine luglio. Alla sessione 0 su Discord io partecipo dalla macchina, per farvi capire quanto ero impegnato in quel periodo. Stavo tornando da una prova che era a circa un'ora di distanza da casa mia. Avevo iniziato a guardare un po' il regolamento, ma non sapevo molto dell'ambientazione. Nonostante fossi in quelle condizioni, mi si richiedeva di buttare giù un'idea per un personaggio e magari legarlo anche agli altri personaggi, all'ambientazione. In qualche modo mi arrangiai e gli dissi qualcosa. Partii poi nei giorni successivi per andare a cantare un periodo in Spagna. Mi portai dietro il manuale della seconda edizione di Pathfinder del 2018 che avevo per studiarmelo. E loro nel frattempo in questo gruppo scrivevano
io non capivo niente. Poi scrivevano soprattutto in orari lavorativi su questa chat, ogni tanto mi chiedevano se ero vivo, ma io non sapevo come partecipare e poi non riuscivo a leggere tutti i loro messaggi. Poi Messenger è un social che non uso di solito, quindi lo aprivo apposta per andare a vedere i loro messaggi, erano sempre un sacco. Dopo qualche settimana io iniziavo a farmi delle domande, però perché io tuttora che ho letto il regolamento, insomma, sono a una fase abbastanza avanzata dello studio, ancora non capisco di cosa stanno parlando. Quindi mi viene uno spaventoso dubbio e vado a controllare e mi accorgo con orrore che in effetti stavo studiando il regolamento sbagliato. Il Pathfinder, appunto, seconda edizione, è uscito nel 2018, invece loro si riferivano alla versione remastered del 2021, che non è purtroppo esattamente la stessa cosa, specialmente in termini di parole chiave. Quindi, come se non avessi fatto niente, nel mese successivo il mondo dello spettacolo chiede tantissimo, facevo prove mattina, sera, quando non stavo provando, stavo viaggiando da un posto all'altro, sapete, è un lavoro il mio che richiede tanto anche da questo punto di vista. Peraltro sempre con mia moglie che faceva filmati perché dovevamo mandare delle riprese alla TV coreana che ha fatto poi un servizio sulla nostra vita. Tutto questo anche pensando alle esigenze della famiglia, ovviamente. Tanto che una settimana prima della prima sessione devo capitolare, scrivo al master che se a lui va bene io la prima sessione la osservo in qualità di auditore, perché non sono abbastanza preparato, non ho preparato il personaggio, non ho preparato un background e in realtà non avevo in vista neanche momenti liberi per farlo. Era fine luglio e ho avuto i primi giorni liberi a inizio agosto. Il master me la mena un sacco, mi dice: ma sei sicuro che ti interessi davvero giocare di ruolo? Io penso a tutto il tempo che ho speso per leggermi il manuale sbagliato e gli dico sì che mi interessa. Quindi seguo questa prima sessione, anche in questo caso dalla macchina, perché ero a un concerto, quindi dovevo tornare a casa in macchina. La prima mezz'ora abbondante erano solo settaggi di Roll20 e Discord. Quando arrivo a casa c'è questa prima sessione che è per lo più di interazione sociale, poi con mia figlia e mia moglie che richiedevano la mia attenzione, dato che ero a casa dopo tutto il giorno che non c'ero. A un certo punto vince la stanchezza e io mi addormento e non riesco a seguire completamente tutta la sessione. Avrò forse sognato, non lo so, però mi è parso in questa sessione che o il DM oppure i giocatori, non mi ricordo, qualcuno dicesse che la prossima sessione sarebbe stata fatta a settembre dopo le vacanze, che mi tornava anche perché alla fine fai una prima sessione introduttiva come era quella di sola interazione sociale, che ti serve anche per entrare un po' di più dentro il mondo di gioco, e poi hai un mese di tempo per elaborare, per andare ancora più a fondo con i personaggi. Mi piaceva anche come idea. Peccato che fosse un'idea che sostanzialmente mi ero inventato, perché poi durante quella settimana loro non hanno stranamente scritto sulla chat. Il lunedì successivo hanno fatto sessione, io l'ho saltata non sapendo niente, e il giorno dopo il master mi scrive dicendogli che secondo lui dare pacco a una sessione è red flag assoluta, non c'è interesse da parte mia a seguire una campagna e quindi sono escluso dal tavolo. E io gli ho risposto: vabbè, hai ragione, sono un gonfio, che ti devo dire. Risultato: in un periodo in cui non avevo tempo, sono riuscito a perdere un sacco per imparare un nuovo sistema di gioco, anzi due, una nuova ambientazione di cui, se devo dire in tutta onestà, ancora non è che ci capisco molto, mi sembra una cozzaglia di roba buttata lì. Oppure rischiato la vita in macchina parlando su Discord col push to talk, aspettato, agognato mesi in attesa di poter giocare di ruolo per poi essere escluso. Ma alla fine forse hanno ragione, sai. Alla fine, a me, di giocare di ruolo, che mi importa. E qui diciamo che quale sia la morale del video e chi sia il vero cattivo della storia è meglio che ve lo decidiate da soli. Per quanto riguarda me, io ringrazio Simon Sludens, che è un altro creator del circuito di YouTube Italia GDR, con cui tra l'altro in questo periodo stiamo facendo una serie su come si sviluppa un'ambientazione per il gioco di ruolo. Vi lascio linkato qua in alto il primo video nel caso voleste andarlo a vedere. O voleste vedere sia me e lui in un contesto un attimo più serio, magari
non vestiti da pirla. Adesso però abbiamo un altro contributo inviato in forma scritta da parte di Roccone. Dicembre 2020, inizio la mia prima e unica campagna da giocatore della mia breve vita da giocatore. Dopo diverse shot in giro per la rete, decido di cimentarmi in una campagna online. Trovo un gruppo che giocava sabato sera e mi aggrego a campagna appena iniziata insieme a un altro ragazzo che probabilmente non sapeva cosa volesse dire giocare di ruolo. Il master non è il massimo, il tono che usava, l'ambientazione, il gruppo e per quanto si conoscesse, o almeno mi hanno dato questa impressione, ruolava in maniera strana. Un paladino un po' troppo precisino, un ranger che ruolava il personaggio in maniera estremamente annoiata, era proprio il personaggio, ma in combattimento faceva i buchi. Insomma, non riuscivo a seguire totalmente il senso delle sessioni o dove andava il gruppo. Ma durante le poche sessioni che abbiamo fatto assieme, il personaggio entrato con me è stato letteralmente fuori luogo e non conosceva minimamente il proprio personaggio, Warlock. Mai lanciato un incantesimo, andava sempre in mischia manco fosse un barbaro, ma soprattutto non perdeva occasione di dire se qualcun altro aveva sacrificato il proprio figlio al proprio patrono, perché lui, lei, il personaggio era una donna, lo aveva fatto. Tra le lamentele del gruppo, sessione 0 sconosciuta. Finì che il giocatore abbandonò la sessione, o fu cacciato, non lo saprò mai, e ne entrarono altri due, uno dei quali si alterava nel ruolo di master. Una cosa che mi ha dato fastidio, ma nonostante tutto andrai ancora avanti. Un maledetto sabato in cui avvisai, telefonando al master, che non avrei preso parte alla sessione a causa di un grave lutto e colpì la famiglia di mia moglie. Condoglianze. Non tornai più. Un po' perché non impazzivo di divertimento, ma soprattutto perché fui catapultato in una serie di problemi che mi tennero lontano e incapace di prendere parte a qualsiasi evento ruolistico nei successivi 2 anni circa. Non ho mai più sentito nessuno di quel gruppo, ancora oggi mi chiedo se sia stato più terrificante il giocatore Warlock o io che sono sparito nel nulla, con tutti i disagi del caso. Diciamo che questo probabilmente più che ridere fa riflettere. La cosa più significativa è che dopo tutto questo tempo nessuno di loro si è preso la briga di provare a contattare Roccone per sapere cosa è successo o come stava. Non vi preoccupate, sta bene, è sul gruppo Telegram del canale a contribuire con questi video. Restando però in tema di personaggi bizzarri che potreste trovarvi al tavolo da gioco, abbiamo il contributo di Don Vecchi. Successe 15 anni fa, e ancora mi ricordo l'episodio come se fosse ieri. Immaginate un gruppo di ragazzi poco più di 20 anni, che si vogliono giocare a D&D e che vogliono fare personaggi particolari, oggi li chiameremo edgy. Il focus è una campagna epica malvagia. Dopo settimane di pressing da parte del gruppo, alla fine mi convinco e mi metto a prepararla. All'epoca eravamo abituati a presentare un BG articolato, no? Niente schemi, una cosa proprio estesa, narrativa. All'interno si devono anche giustificare oggetti di alto valore. Non potevamo lasciare niente a caso, vabbè, eravamo strani. Nel gruppo avevamo gente come il fotocopiatore seriale, lo stracciapalle perfettino, che in tempi moderni si potrebbe chiamare il classico rule lawyer, quello che sa tutto lui, e quello che è il so quello che faccio e poi muore male. Il fotocopiatore seriale deve il suo nome al fatto che, indifferentemente da qualsiasi tipo di campagna che si giocava, lui portava sempre lo stesso personaggio. Era una casa cittadina, all'aria aperta, una cosa selvaggia, lui portava sempre il nano barbaro, indifferentemente dal livello, stesso nome, stesso background, sempre. Poi finalmente arriva il giorno del riscatto, facciamo questa campagna di la malvagia e mi presenta il suo BG. Io ero abbastanza contento, insomma, dopo tanto tempo cambiava, e lui mi aveva giurato che non avrebbe più portato quel personaggio. Quindi arriva il giorno e lui mi porta il famosissimo centauro barbaro. Mi disse che ci aveva messo 5 giorni a scriverlo. Io rimango un po' interdetto perché immaginate la mia faccia, che l'ennesimo barbaro. Era una pagina di Word, solo quello. Io inizio a leggerlo e c'è qualcosa che non mi torna. Lo capisco solo dopo. Non c'era punteggiatura, niente, non c'era assolutamente nulla. Non una virgola, un punto e virgola, 2 punti, nulla. C'era un punto fermo a metà foglio e uno alla fine. Diciamo 2 periodi di mezza pagina ognuna. Quello che io ho detto prima battuta fa: tu per fare questa cagata ci hai messo 5 giorni. Fosse stato anche bello, interessante, vi risparmio, diciamo, la lunghezza e vi faccio un veloce riassunto. Il padre era un capo tribù e il personaggio voleva il potere del padre, abbastanza, diciamo, banale. Quindi che cosa fa? Finché è piccolo, ne contesta l'autorità, si mette nei guai, cose, insomma, casini. Poi a un certo punto è cresciuto
E quindi una sera, quando stava dormendo nel letto, il padre Centauro Barbaro lo soffoca con un cuscino. Spero che capiate il mio disappunto quando ho letto Centauro che dorme nel letto e viene soffocato con un cuscino. Anche perché, da come era descritto nel background, lui non era ancora del livello epico. Quindi lui ha ucciso il padre, gli ha rubato tutto l'equipaggiamento che ha giustificato nel background in quanto di un certo valore, e dopodiché lui si è messo a fare cose senza senso. Va bene, non sapendo cosa dire, gliel'ho accettato e basta. Ma l'orrore non è finito qua, perché, come dicevo prima, non era solamente l'unico giocatore. Abbiamo anche il perfettino, personaggio più particolare di prima, forse. È un Rakshasa mago, Rakshasa, quello che è, come preferite. Scheda perfetta, non ci sono errori, tutti i campi corretti, noi all'epoca eravamo abbastanza paranoici, io li controllavo tutti. Mi presenta il background, ho 4 pagine, fitte, scritte piccolo perché così c'entrava più roba. Va bene, me lo leggo. Non me lo ricordo, quindi evidentemente non mi ha particolarmente colpito, però non mi ha fatto nemmeno tanto schifo, quindi era, diciamo, nella norma. Poi a un certo punto, il giorno dopo, mi ricontrollo la scheda incantesimi talenti, perché all'epoca noi prendevamo cose da fonti più disparate, e mi rendo conto che le fonti da lui citate noi non ce l'avevamo, erano riviste e manuali che noi non avevamo all'epoca. Quindi lui si era basato per creare il suo personaggio sui forum, che all'epoca andavano molto, sì, purtroppo siamo vecchi. Io sono rimasto estremamente sconcertato dalla cosa, cioè preso roba che non era almeno controllabile, perché poi non è che sui forum era tutto scritto bene, tutto corretto, e ha fatto sta cosa. Va bene, alla fine gli do ragione perché lo vive, perché altrimenti lo strozzavo. Arriva finalmente il giorno della campagna, il primo giorno di sessione. Essendo una campagna dell'epoca, io avevo stabilito un piccolo antefatto, quindi avevamo steso una lista di eventi che erano accaduti prima che lui arrivassero a livello 20. Cosa accettata da tutti, loro si erano fatti una bella ammazzata per ricrearsi il loro piccolo regno del male sul piano materiale. Per quell'occasione io ho messo le mani sul Nefandum, che per chi li conosce sa che c'è roba interessante, almeno per l'epoca, poi magari oggi è un po' diventato un po' mainstream. Ma io quindi, prima sessione, faccio presentare la cattedrale di sangue. Il gruppo già così è terrorizzato, io non ho fatto altro. Ho fatto una breve descrizione estetica della cosa. Arrivano, lo controllano, vedono che è inquietante come dovrebbe essere, giustamente, sennò per nome, insomma, e scappano. Il mago trasporta tutti dall'altra parte del mondo. Io rimango un attimino interdetto, loro finiscono la sessione, fanno quello che devono, e va bene, finita così. Vabbè, magari c'hanno un piano. Ricominciamo, seconda sessione, loro si spostano, la cattedrale di sangue li segue, perché c'è un motivo, ma loro non c'erano nemmeno messi a pensare quale potesse essere il motivo. Scappo un'altra volta, quindi io parlo, fine sessione, parlo col gruppo e dico: scusate, ma voi avete intenzione di scappare sempre senza fare nient'altro? Perché non è che siano messi a indagare cose, prove di conoscenza, evocare qualche esterno, personaggi dello epico, insomma, opzioni ce ne stanno tante per avere informazioni su cose che non si conoscono. No? Ok? Loro mi dicono che fino a che non hanno informazioni scappano, come se li dovessi da io, va bene. La terza sessione, ci vediamo, e gli comunico che loro sono tutti morti. Perché scappando e lasciando indietro la gente, praticamente gli agenti del Nefandum l'hanno braccati uno a uno e l'hanno ammazzati. Voi state chiedendo quanto puoi essere infame per una cosa del genere? Un po'. Ma io ho passato la settimana a preparare la campagna, controllando tutte le schede perché, come dicevamo prima, erano molto pignoli e a volte si barava in maniera più o meno cosciente. Li avevo già avvisati che sarebbe stata una campagna male contro male, non la classica male contro bene. Io mi sono preparato tutti, sono controllato tutti i mossi, tutti gli incontri, perché comunque a livello 20 non è che uno si può inventare chissà che cosa, non è che puoi improvvisare come quando fai la classica banda dei goblin. Quindi loro hanno tutto accettato queste regole che noi di cui avevamo discusso in precedenza. E loro arrivano e scappano, e alla fine sono morti, come un branco di conigli quali fossero. Mai più fatte campagne epiche, né buone né malvagie. Da allora, in quel momento, ho imparato una cosa: non vi fidate dei giocatori, perché mentono, e qualsiasi campagna dovete iniziare, massimo il livello 3, non di più, livello 3. Spero che traiate buoni insegnamenti a tutto ciò. E se Don Vecchi ci ha spiegato perché non dovreste giocare il ruolo con i vostri amici, nel prossimo contributo Paolo ci spiegherà perché non dovreste giocare il ruolo con gli estranei. Sì, in pratica non dovete giocare il ruolo con nessuno.
rispondo a un annuncio su Facebook. Un master stava cercando giocatori per avviare una campagna. Nel giro di qualche giorno si crea un gruppo di 4 neofiti totali più un giocatore di vecchia data che voleva ricominciare dopo un po' di anni di stop. Il master ci dice che vorrebbe masterare Out of the Abyss. Accettiamo, ci guida nella creazione dei PC, procede tutto a gonfie vele fino a che, pronti per partire, ci mette davanti un calendario Excel condiviso sul quale dobbiamo a inizio di ogni mese segnare tutti i nostri giorni disponibili, perché lui fa i turni e gioca con altri due gruppi. E vabbè, che sarà mai? Ci cimentiamo nella programmazione e più o meno riusciamo inizialmente anche a trovare una quadra. Dopo un annetto però comincia a diventare uno stillicidio. Vuoi per assenze varie, vuoi perché si aggiungono altri due gruppi, il master, provato dalle serate e dai turni spesso e volentieri, da buca o letteralmente interrompe la sessione a metà perché crolla al sonno. A volte addirittura facciamo intere sessioni dove praticamente non succede nulla. Vedi 8 sessioni di fila sul lago oscuro di una noia mortale, due delle quali secondo lui non erano state nemmeno fatte perché non le aveva segnate sul taccuino. Questa specie di stasi fa sì che un giocatore abbandoni il gruppo, problemi personali, calo di interesse, eccetera eccetera. Il master trova un rimpiazzo velocemente e inserisce un giocatore abbastanza esperto. Qui succede il patatrac. Arrivati a circa una ventina di sessioni, più o meno in 2 anni e mezzo, il mio personaggio, un mezz'orco guerriero, si becca una maledizione per un tiro saggezza fallito. Caso vuole che il giocatore esperto quella sera sia assente e il suo PG sia giocato dal DM. La maledizione mi fa attaccare il personaggio più vicino e il DM mi fa venire incontro proprio il PG del giocatore assente. Ovviamente era già messo male per il combattimento in corso. Io faccio un critico e tra danni e multi attacco, mentre già era a terra, lo uccido. Candidamente il giorno dopo gli spiego l'accaduto in chat e da quel momento stiamo ancora attendendo la risposta. Dopo un paio di sessioni il master ha chiuso il tavolo per i troppi impegni. Sospetto fortemente perché era uscito Baldur's Gate. Ok, qui forse serve fare un attimo di riflessione. Quando organizzate un gruppo di gioco, che sia con i vostri amici, che sia con degli estranei, o quando organizzate qualunque attività insieme a altre persone, ricordatevi sempre che quelle persone sono persone e che dovrebbero essere trattate con un minimo di rispetto. Se non siete in grado di darglielo, probabilmente è meglio che rinunciate a organizzare qualunque cosa stavate organizzando. Ma se le cose non fossero ancora sufficientemente chiare, nel prossimo contributo Mattia Di Chio ci spiegherà nel dettaglio come le cose potrebbero andare molto male. Bene, eccoci qua pronti per un'altra scena del Horror Stories. Allora, quando sono stato amministratore per un periodo di un certo gruppo Telegram italiano, il proprietario di questo gruppo era, è tuttora, un, come dire, una persona che non ha in maniera assoluta il mio rispetto, perché oltre ad aver accettato sponsorizzazioni di robe tipo droga, giochi online terrificanti, aver fatto pubblicità aggressiva e quant'altro, è una persona che non sa rispettare i patti in nessun modo. Mi domanda se posso dargli una mano a gestire il gruppo, perché sono una delle persone che lì dentro è più attiva, dando una mano a poverette persone che chiedono, domandando aiuto in generale. Io sono presente in tanti posti, quindi ok. Dopodiché io gli dico, guarda, però, che se io faccio l'admin non voglio schifo di nessun tipo, perché ci metto la mia faccia su questa cosa qui. E lui dice, sì, va bene, decidi tu, fai tu. E dopodiché i cazzi vengono fuori. Resta un paio di mesi tranquillo, nota che suo tizio non c'è mai, non si fa mai vedere se non per mandare le pubblicità, mette pubblicità di gioco. E gli faccio, gli mando un messaggio, gli dico, no, avevamo detto che queste cose non si facevano. Puoi toglierlo, per favore? Visualizza e non risponde. Gli scrivo ancora, guarda che ti hanno detto che questa cosa qui non andava fatta. Ignora. A questo punto mi incazzo, gli mando un altro messaggio, guarda che se non mi rispondi, io cancello quello che hai messo di là. Ignora. Vado nel gruppo e cancello. E lui la rimette. Io gliela cancello di nuovo, gli riscrivo e lui non mi risponde. Vado nel gruppo e scopro che mi ha tolto i poteri di admin. Gli mando un messaggio nel gruppo pubblico, eventualmente vediamo se riusciamo a tirare fuori uno screen, dicendogli esattamente quello che pensavo, cioè che è una persona terribile, che non sa rispettare i patti di questa cosa qui, e soprattutto che mi ha bellamente ignorato. Volevo dire un sacco di cose che poi non ho detto. Rendiamoci conto della bassezza
di questa persona che sfrutta un gruppo di appassionati per fini puramente commerciali, dicendo che non ha tempo e voglia di starci dietro, disinteresse totale, sposta una persona che non fa stare i patti che ha fatto. Io spero tanto che abbia quello che si merita. Quella community io ci sto dentro perché comunque mi fa peccato per le persone che hanno bisogno. Ci sono una serie di file anche interessanti di cose che hanno pubblicato gli utenti che sono belli, che mi piacciono, però è un peccato, veramente un peccato. E diciamo che probabilmente questa è la storia più terrificante dell'anno. Tutto quello che poteva andare male in quel gruppo lo è andato e probabilmente non può andare peggio di così. Ma andiamo, ovviamente poteva andare peggio di così. Questi sono i racconti di Halloween. Aggiornamento del video dell'orrore al 26 settembre. Giusto oggi è successa questa cosa. Il proprietario del gruppo di cui vi parlavo prima manda un messaggio assolutamente di spam, di biglietti Amazon o roba del genere, e giustamente molti utenti si interrogano su perché venga mandato un messaggio di palese spam in un gruppo di giochi di ruolo. Il proprietario, successo esattamente 5 minuti fa, cancella i messaggi. Cancella il mio messaggio in cui spiego alle altre persone che non è la prima volta che succede e che la persona in questione è conosciuta dagli utenti storici del gruppo per fare questo genere di cose assolutamente discutibili. Un utente fa presente che ci sono altri canali e manda un messaggio, come dire, in cui si propone altri gruppi in cui si va veramente a parlare di giochi di ruolo. E dopo un minuto i messaggi erano cancellati, tutti, senza spiegazione, e l'utente in questione bannato. Questo è il rant sul fatto che, santi nomi, Telegram consente di fare ai proprietari dei gruppi quel cavolo che vogliono, senza praticamente alcuna limitazione. E sostanzialmente diventa una dittatura, che in molti casi è una dittatura illuminata, salve Mastercard, ma in molti altri non lo è per niente. E quindi che bella la vita. E diciamo che per quest'anno è meglio finirla qua. Seriamente ho paura di come la situazione potrebbe degenerare ulteriormente. Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito con le loro storie a questo video, sia quelle che sono state effettivamente pubblicate, sia quelle che sono arrivate fuori tempo massimo. Mi dispiace, signori, ho bisogno di tempo per montare questi video, quindi non posso farlo in tempo reale. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. E se magari volete partecipare all'edizione del prossimo anno, qualche altra iniziativa della community, in descrizione trovate i link al server Discord, al gruppo Telegram, dove effettivamente la community si riunisce. Non vi preoccupate, nessuno cercherà di vendervi qualcosa in quei gruppi. Se non volete perdervi le prossime iniziative, iscrivetevi e schiacciate la campanella. Già settimana prossima dovreste vedere il video massacrante che io farò per l'edizione di quest'anno di Lucca Comics, da cui torno ogni anno totalmente distrutto. Quindi, nel caso io sia sopravvissuto, io sono il Master Kai e ci vediamo nel prossimo video.